Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller della Nameless RC. Si tratta dell'IO 412T, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il flight controller che, come vedete, ha già applicato cavo e connettore XT30, un set di accessori e degli sticker. L'IO 412T è un flight controller con ESC integrati specifico per toothpick o tiny whoop. La distanza tra i fori infatti è di 26,5 mm e si installa su frame con rotazione di 45 gradi. Quindi dobbiamo abbinarla ad un frame specifico per toothpick, come ad esempio il Neutron, o possiamo usarla nel caso dovessimo rimpiazzare il flight controller del nostro tiny whoop. Tra i vari accessori abbiamo anche i gommini per il soft mount. Le viti da usare sono con filettature M2. Vediamo ora le specifiche tecniche di questo flight controller. Il processore è un F4 e il giroscopio è un M+6000. Abbiamo il chip dell'USD per visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, tensione batteria, firma e così via. Le batterie supportate sono da 2 a 4 celle, anche in versione HV. Abbiamo un back da 5V a 2,5A per collegare tutte le periferiche che ci servono, anche se in una scheda del genere di solito colleghiamo al back solo la ricevente e la videocamera FPV. A proposito di ricevente, sono supportate tutte le più importanti come Spectrum, FlySky, Crossfire ed FRSky. Per quanto riguarda le riceventi FRSky è presente il pad con inversione, quindi possiamo collegarle senza problemi. Per quanto riguarda Smart Port invece non abbiamo un TX con inversione, quindi sarà necessario fare una soft serial o usare un eventuale pad con inversione della ricevente. A mio parere comunque su un drone di piccole dimensioni possiamo fare anche a meno della telemetria. Le UART sono due in totale, quindi in linea di massima possiamo collegare solo la ricevente e la telemetria della VTX. Entrambe le porte UART hanno i pad TX e RX sulla scheda. Su questo lato abbiamo i pad per il buzzer e per il LED. Qui abbiamo i pad per la sezione video, colleghiamo la cam FPV nei rispettivi pad 5V, GND e video in. La VTX si collega sotto, abbiamo il pad per il cavo segnale ed un TX per un'eventuale telemetria smart audio o tramp. Per quanto riguarda l'alimentazione, se dovete usare la tensione diretta della LiPo, potete collegarla direttamente all'ingresso del cavo XT30. In alternativa, se vi servono i 5V, usate gli stessi pad della videocamera. Su questo lato abbiamo la porta USB per il collegamento a Betaflight. Come possiamo notare, il connettore è parallelo alla scheda. Questo significa che se dovete usarlo su un tiny whoop, dovete controllare dove va a finire il connettore, perché potreste ritrovarvi a dover fare delle modifiche al frame. Infatti solitamente i flight controller per i micro hanno il connettore perpendicolare alla scheda. Tuttavia questa soluzione si rivela ideale per i frame toothpick, in quanto potete usare questo tipo di schede senza particolari problemi. Come vedete, se la montiamo sul Neutron, la porta USB si può usare senza problemi. Come abbiamo detto, questa scheda ha integrati anche gli ESC, che sono dei BLLS da 12A. Possiamo usare il protocollo di SHOT 600 o, se necessario, 300 o 150. Abbiamo anche il sensore di corrente per monitorare il consumo degli ampere. Secondo me non è una cosa fondamentale, ma il fatto che ci sia può ritornare utile a qualcuno. In dotazione ci viene fornito un condensatore low ESR da 470 microfarad a 25V, il suo utilizzo è opzionale, io lo consiglio solo in build da 3 o 4S. Visto che il flight controller ha gli ESC integrati, dovremo saldare il motore direttamente alla scheda. In dotazione ci vengono forniti i connettori nel caso i motori avessero la plug da inserire. A mio parere, saldare il connettore nella scheda è più difficile che saldare direttamente i cavi, in quanto i fori sono molto vicini e il rischio di saldare due pin insieme è alto. Se siete agli inizi, il mio consiglio è di saldare direttamente i cavi, tagliando nel caso il connettore del motore. Questo risulta più semplice in quanto i pad sono ben distanti tra loro. Il cavo alimentazione è in silicone da 20 AVG ed è lungo 5 cm. Il connettore, come abbiamo visto, è un XT30. Il peso della scheda con cavo e connettore è di 7,2 grammi. In conclusione possiamo dire che nell'ampio panorama di flight controller di questa categoria, la Nameless RC propone una scheda con caratteristiche standard in linea con la concorrenza. Infatti non ho notato particolari caratteristiche che la facciano preferire in maniera netta ad altri modelli. Tuttavia quello che offre è più che sufficiente per costruire un buon micro.
Infatti la IO412T si rivolge soprattutto a chi deve assemblare un toothpick da 3 pollici e cerca una soluzione all-in-one in modo da ottimizzare gli ingombri e semplificare la build. Avere gli ESC integrati ci fa risparmiare molto spazio, tanto da pensare di poter mettere una videocamera con registrazione HD tipo la Baby Turtle. Gli ESC da 12A riescono a far andare motori di tipo 1404 o più piccoli, quindi possiamo assemblare un micro che se la cava agilmente anche all'esterno. Come sappiamo, i toothpick sono una tipologia di droni dove le prestazioni vanno in secondo piano, quindi se dovete fare il racing probabilmente dovete orientarvi su altro. Questa era la mia recensione della Nameless RC IO412T. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.